La nostra cooperativa Unicoop Tirreno intendeva cedere tutti i negozi campani con la gestione del personale a un privato. Una novità assoluta nel mondo cooperativo e ci siamo opposti, insomma, abbiamo creato un movimento dei lavoratori con il sindacato USB per cercare di scongiurare questa vendita. A distanza di mesi, dopo l'abbandono della trattativa da parte dell'imprenditore privato, siamo qui in regione a chiedere un intervento concreto alle istituzioni per far scendere altre cooperative in soccorso di Unicoop Tirreno. Sappiamo che ci sono diverse azioni ed intervento pronte ad intervenire, però vogliamo e cerchiamo l'ufficializzazione di queste azioni perché siamo preoccupati, visto che insomma eravamo fermi al punto in cui la nostra cooperativa intendeva vendere perché non c'erano altre alternative. A maggior ragione in una regione come la nostra è un danno elevato all'ennesima potenza, perché insomma un modo di lavorare con criteri di legalità, a difesa insomma di soprattutto di interessi di solidarietà e tutto quanto, non ci possiamo permettere di perdere. Senti un po', quanti lavoratori siete? In totale 650, con l'indotto arriviamo a 1000. L'incontro con l'assessorato al lavoro della Regione Campania possa ritenersi soddisfacente, c'è stato un impegno concreto a portare al tavolo le cooperative, la Lega Nazionale e l'Associazione Nazionale delle Cooperative. L'incontro, ripeto, è stato soddisfacente, ma noi saremo soddisfatti soltanto quando le due vertenze della COP e della DICO saranno portate a termine. E per portato a termine intendiamo salvaguardia dei livelli occupazionali, dei diritti e del salario dei lavoratori, che sono circa 1300 sul territorio. La nostra, come, insomma, cerco di raccogliere un po' il pensiero di tutti i lavoratori, non è soltanto una difesa del livello occupazionale, ma è soprattutto la difesa di un valore aggiunto che noi riconosciamo alla cooperazione e vogliamo che questa resti in Campania.